Il sindaco non è presente perché è impegnato in un appuntamento sindacale e porto a tutti voi anche il suo saluto. È una giornata particolare per la nostra comunità, resa ancora più straordinaria dalla presenza di tutti voi a questa cerimonia di inaugurazione del nuovo poliambulatorio nel comune di Stornara. È sicuramente una giornata storica, l'inaugurazione di una nuova sede ASL dopo essere stati per molti anni in diverse sedi ed è al tempo stesso un nuovo inizio per tutto il popolo di Stornara. Questa sede dovrà garantire a tutti i cittadini i servizi di cui hanno bisogno in materia di sanità. Il tutto garantirà una sanità e un'assistenza che metta al centro l'assistito. Chiaramente il servizio avrà bisogno di più figure specialistiche che garantirebbero l'assistenza diretta per tutti i pazienti, in special modo per coloro i quali, come gli anziani, hanno difficoltà al raggiungimento delle sedi limitrofe. Ci auguriamo che questa struttura possa avere a disposizione tutto il necessario per poter intervenire tempestivamente, visto che il primo ospedale dista da noi all'incirca 15 km. Anche un defibrillatore garantirebbe un'assistenza mirata e voglio sottolineare che a Stornara è stato il primo paese del tavoliere ad avere un defibrillatore nella scuola. Certo, un altro in una struttura come questa garantirebbe la copertura totale e la presenza di persone qualificate. Sottolineo anche che qui a Stornara ci siamo ritrovati prematuramente ad avere un'unità in meno di medico di famiglia. Chiediamo almeno un quarto medico, visto che ormai il nostro comune supera i 5.000 abitanti. Sarebbe ottimale anche la presenza di un infermiere permanente che possa rispondere anche a quelle più semplici assistenze di cui ogni ammalato necessita. Lancio qui una proposta. Si potrebbe anche pensare ad un team di infermieri che anche volontariamente garantiscano la loro disponibilità sempre all'interno di questa struttura monitorata con il team del poliambulatorio. Quando si parla di salute è opportuno fare riferimento alla costituzione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, agenzia dell'ONU, istituita nel 1948 con l'obiettivo di operare per far raggiungere a tutte le popolazioni il livello di salute più elevato possibile. La salute è un diritto che si pone alla base di tutti gli altri diritti fondamentali che spettano alle persone. Negli ultimi anni l'attenzione è maggiormente rivolta al raggiungimento di due obiettivi strategici: promozione e prevenzione della salute. Non è possibile ai giorni d'oggi vedere gente che entra nelle farmacie e non può prendere medicinali perché non ha i soldi per comprarli. Sì, perché la febbre, la tosse, tutte quelle malattie ordinarie necessitano di medicinali a pagamento. Non è possibile. La sanità deve essere a servizio di tutti e non solo per le fasce più alte. Per non parlare poi della prevenzione. La prevenzione deve essere un diritto e soprattutto gratuita. Qui da noi gratuitamente non è possibile farla. Ci sono code di anni se si vuole fare prevenzione con la ASL, oppure si va a pagamento. Chiedo qui ai presenti che ci hanno onorato con la loro presenza e che hanno fatto già molto per questa regione e per questa provincia, che oltre a pensare ai grossi centri, pensino anche ai piccoli come già lo hanno dimostrato. Sono convinta che qui a Stornara, con questa nuova sede, daremo inizio a un nuovo modo di fare e garantire la sanità a tutti. Ringrazio per l'attenzione e per l'impegno il Presidente della Regione Michi Vendola, l'Assessore regionale Elena Gentile, per aver dato al Comune di Stornara la possibilità di avere un nuovo poliambulatorio, ma soprattutto un centro ASL più attrezzato e rispondente ai bisogni dei pazienti. La comunità di Stornara e tutta l'amministrazione comunale vi ringraziano e vi augurano un buon lavoro e una vita politica piena di soddisfazioni e gratificazioni. Riguardo a questo, perché diciamo che riguardo all'assessorato alla sanità di cui io faccio parte, dobbiamo ringraziare
oltre alla presidente Elena Gentile, perché forse ci è sfuggito durante la, ma soprattutto al Tilio Manfrini, il presidente dell'ASL, e non che la professoressa Dante, perché con i continui incontri che abbiamo avuto molto spesso, anche per vedere di migliorare sia la struttura, perché un fatto importante nel piano di riordino del nostro presidente regionale è un punto, uno dei punti importanti è proprio i poli ambulatori, che vanno ad attenuare soprattutto le patologie croniche, cui sono affetti i pazienti. Quindi nessuno ha avuto il coraggio di farlo in passato, ma in questo momento il presidente della regione Puglia ha preso coraggio e fare questa manovra di piano di riordino, che molti si stanno, alcuni si ribellano per quanto riguarda gli ospedali, ma bisogna andare in ospedale solo per motivi più gravi. Queste malattie, queste patologie devono essere curate attraverso delle strutture come i poliambulatori, e questo è il piano a cui vuole rivolgersi soprattutto il presidente e il direttore generale Attino Manfrini, che nei continui incontri che abbiamo avuto anche in provincia, quindi vuole migliorare questo servizio proprio per consentire ai cittadini di avere la prima assistenza qui, e solo nei casi gravi andiamo ad occupare i posti all'ospedale, che ci costano parecchio. Il 90% proprio del bilancio regionale è costituito soprattutto dalla sanità, e quindi un punto importante. Quindi pregherei tutti i cittadini di avere comprensione nell'inizio che si sta facendo praticamente di vari specialisti, semmai la dottoressa D'Angelo oppure il direttore generale già vi dirà qualche servizio che verrà attivato, ma piano piano continueremo a far diventare questo poliambulatorio un centro d'avanguardia per soddisfare le esigenze di tutti voi cittadini. Tutti voi cittadini. Ringrazio inoltre il consigliere regionale Ognissanti e Pino Lonigro, che ho visto presente, questa testimonianza della Regione Puglia e soprattutto delle autorità che sono presenti nel nostro territorio, c'è una maggiore attenzione anche per Stornare, che è un piccolo paese, però piano piano anche Stornara cresce e crescerà tra fiducia di tutti voi. Grazie. Io veramente amo risparmiarmi quando sono in compagnia, in sua compagnia, perché è giusto che l'attenzione sia dedicata a lui, che ha voluto fortemente rivoluzionare l'idea di salute in questa regione. Certo, i primi risultati cominciano solo ora ad essere apprezzati, ma siamo per davvero sulla buona strada. In questi mesi lavoreremo, mi auguro, con l'attenzione non solo del management e del livello di responsabilità istituzionali, ma lavoreremo soprattutto con gli operatori sanitari. Ai miei colleghi e a tutti gli operatori io, come dire, lancio una sfida in positivo, quella di sentirsi parte di una grande e straordinaria missione, quella di garantire il diritto al benessere delle nostre comunità. È un momento di grande difficoltà economica, lo sappiamo, lo sapete. I tagli inferti dai precedenti governi hanno dissanguato il sistema sanitario nazionale e anche ovviamente quello regionale, decapitando una spesa che era già, come dire, appena sufficiente a garantire i livelli standard di assistenza. Nel Mezzogiorno la ferita è stata ancora più profonda, per una scelta, diciamo, che privilegia le regioni del nord, le regioni del centro. Oggi noi facciamo fatica, arranchiamo per garantire livelli, diciamo, di assistenza e di qualità che le nostre comunità ci chiedono e rispetto alle quali noi non possiamo disattendere le aspettative. Lo diceva Roberto, noi dobbiamo affollare sempre di meno gli ospedali e cercare, voglio dire, di costruire risposte ai bisogni di salute nel territorio, nella prossimità, diciamo, dei luoghi dove i nostri cittadini vivono, lavorano e, diciamo, costruiscono il loro progetto di vita, in una, diciamo, una dimensione che ci vedrà sempre più impegnati a socializzare la sanità. Anche qui a Stornara penso che
fra poco saluteremo una nuova struttura, una residenza sociosanitaria assistita che sorgerà qui in questo spazio, proprio per dare anche il senso della necessità di integrare i servizi, di decodificare i bisogni che molto spesso sono bisogni legati, voglio dire, alla cronicità ma anche alla solitudine. Insomma, in questi giorni stiamo affrontando problemi rilevanti, come diceva il Presidente, sia a Carapelle che ad Ascoli. Abbiamo davanti a noi alcuni passaggi delicati. Si pone comunque il tema della sanità privata, in particolare sanità privata, che noi non vogliamo smantellare, ma rispetto alla quale ovviamente non possiamo assumere impegni che le norme, l'interaiatura di leggi di questo paese, le ultime sentenze non ci consentono, come dire, di onorare, ma cercheremo di mettere a valore quelle eccellenze, perché sono nodi importanti del sistema sanitario regionale, non più importanti di questi luoghi di civiltà. Io ho voluto, e il Presidente ovviamente non mi ha fatto insistere molto, ho voluto che oggi toccasse alcuni luoghi, diciamo, di un pezzo di Capitanata e di Puglia che merita attenzione, così come l'abbiamo data in questi anni, merita ancora più attenzione. I pugliesi non vivono solo nelle grandi città di capoluoghi, vivono anche in questi piccoli comuni che vanno sostenuti ed accompagnati, perché qui, come è stato detto poc'anzi, si costruisce il senso della comunità e della solidarietà tra gli uomini e tra le donne. Insomma, un ulteriore impegno, quello che assumiamo oggi, Presidente, sappiamo e conosciamo l'attenzione dell'ingegner Manfrini, della dottoressa D'Angelo, ma diciamo di tutta la filiera amministrativa che ci accompagnerà nel cogliere questo importante obiettivo, disseminare salute e benessere sull'intero territorio regionale, cominciando da queste splendide comunità che aspettano ancora di più segnali, appunto, di civiltà e di serenità in un momento molto difficile e molto complesso. Io mi fermo qua perché è giusto che il Presidente, come sempre, avete ascoltato le parole del vostro vice sindaco, che è già un'agenda di lavoro. Guardo il direttore generale della ASL, il dottor Manfrini, penso che c'è una richiesta lì dentro a cui possiamo immediatamente dare una risposta positiva. Il defibrillatore è una di quelle strumentazioni che ci consente facilmente di salvare le vite e di abbattere i costi, non solo i costi umani ma anche i costi economici. Quindi vedo che mi guarda sorridendo, quindi non ho fatto un azzardo. E poi penso che anche bisognerà implementare le risposte specialistiche di questo poliambulatorio, evviva, perché il punto è proprio questo è un luogo di salute. Ci sono degli ospedali che non sono luoghi di salute. I cittadini devono ragionare su un punto delicato. Avere una sala operatoria non significa avere una risposta attrezzata e chirurgicamente adeguata se hai bisogno di un intervento. Se hai la sala operatoria non hai l'equipe, e l'equipe non è semplicemente avere tutte le persone che ci devono stare. L'equipe è averle nel corso del tempo affiatate, averle come una squadra che sa giocare la partita della salute dei cittadini. Ma guardate, noi non possiamo costruire ospedali sotto casa, anzi la Puglia aveva più ospedali dell'Inghilterra, la nostra regione più ospedali di una grande nazione come l'Inghilterra, e questa quantità di ospedali erano e sono un pregiudizio per la salute degli ammalati, non so se è chiaro. Noi abbiamo studiato le percentuali, ci sono luoghi in cui nell'ospedale del posto ci va meno del 20% dei cittadini del posto, l'80% dei cittadini del posto vanno a curarsi da un'altra parte, e in genere il 20% che resta nell'ospedaletto sotto casa
resta lì perché è la gente più povera, che non ha neanche i soldi per la benzina per andare nell'ospedale un po' più sicuro. Non ci possono essere ospedali dequalificati per i poveracci e ospedali buoni per tutti gli altri. Noi pensiamo che in tutto il territorio ci debbano essere i poliambulatori. Perché? Perché dove sta scritto che un cittadino per fare il prelievo del sangue deve andare all'ospedale? Per fare un'ecografia deve andare all'ospedale? Per fare un elettrocardiogramma deve andare all'ospedale? Per fare una visita oculistica deve andare all'ospedale? L'ospedale bisogna andare quando si ha una patologia nella sua forma acuta, quando bisogna effettivamente avere un ricovero perché è necessario il ricovero. Noi abbiamo una quantità di ricoveri inappropriati, cioè buttiamo la gente lì perché non sappiamo dove metterla. Gli ospedali si riempiono di estate e a Natale di vecchi, perché siccome il vecchio, parlo così perché li amo tanto i vecchi, non te lo vuoi portare al cenone di San Silvestro sotto all'ombrellone, lo parcheggi in ospedale. Un giorno di ospedale, un giorno di ricovero, costa tanto economicamente, non ce lo possiamo più consentire, bisogna ricoverare la gente che ha bisogno del ricovero, ma un anziano forse ha bisogno di essere ricoverato a casa sua e magari di avere la visita di una rete di solidarietà, di giovani, di assistenza domiciliare che cura la principale malattia sua, che è la solitudine, molto più di qualunque altra, diciamo, patologia reale. Allora, questo stiamo facendo. Pensate, questa mattina ho inaugurato un servizio come questo a Carapelle, prima ancora l'ho inaugurato ad Ascoli Satriano. Siamo in tutta la Capitanata, soprattutto i piccoli comuni stanno ricevendo un'attenzione particolare, anche perché dobbiamo sapere che i piccoli comuni meritano non solo di vivere, ma di essere oggetto di una politica attiva per il ripopolamento. Le città scoppiano, le città hanno una scarsa qualità della vita, nelle città chi perde il lavoro non ha nessun tipo di paracadute, cade e si fa male. I piccoli comuni sono luoghi che hanno standard di qualità della vita più elevati, sono comunità in cui la parola comunità ha un senso, sono luoghi in cui la gente si conosce e si vuol bene. Io penso che però un piccolo comune, per non essere solo una cartolina illustrata, ha bisogno dei servizi di civiltà, ha bisogno dei servizi che consentono alla gente di non crepare perché è troppo lontano l'ospedale. Ecco, oggi qui a Stornara comincia una storia nuova. Badate, non so se molti cittadini non lo sanno, ma noi ci siamo trovati nella condizione che mi raccontava sempre quando ero piccolo papà. Mio padre usava un proverbio che diceva: avevamo i denti ma non avevamo il pane. Quando è arrivato il pane non avevamo più i denti perché siamo invecchiati. La sanità pugliese, noi non avevamo decenti ospedali, avevamo TAC e grandi macchine da museo archeologico, vecchie di decenni, e non avevamo servizi territoriali. Abbiamo portato in tutti gli ospedali, basta vedere cosa abbiamo fatto nella città di Foggia, macchinari, strutture nuove, sale operatorie, abbiamo messo tutto a norma. Negli ultimi 3 anni sono andati in pensione 5.000 medici e non li abbiamo potuti rimpiazzare perché le scelte dei governi centrali erano il blocco delle assunzioni, non potevamo fare concorsi, non potevamo. Voi ditemi, la Puglia che parte già svantaggiata come personale, in 3 anni ha perso 5.000 medici. Avevamo le sale operatorie, ma non potevamo farle funzionare. Avevamo i migliori macchinari, perché oggi a Foggia, a Barletta, a Bari, a Lecce ci sono centri, per esempio, per le cure oncologiche, con macchinari che non ci sono in nessun'altra parte d'Italia. Non avevamo i medici e gli infermieri per farli funzionare. Siccome abbiamo fatto bene il risanamento dei conti della sanità, oggi abbiamo cominciato anche a sbloccare per poter fare le prime 700 assunzioni e poi speriamo a giugno le altre 700 assunzioni, immettere centinaia di medici e centinaia di infermieri per consentire al sistema di riprendere fiato e di dare risposte alla gente. A cascata i problemi finiscono anche sui piccoli comuni.
Questo è il fatto, non c'è la cattiva volontà, ma finora c'era impedito per legge di poter assumere. Andava in pensione il vecchio primario, finito, dovevi chiudere il reparto. Andava in pensione l'infermiere che teneva in piedi un intero reparto con la sua esperienza, con il suo amore, e tu eri nei guai. Stiamo uscendo da quella situazione di crisi e di emergenza. A Stornara potete sentire il profumo di come vorremmo che fosse la sanità. Per me la sanità deve essere a casa, soprattutto per le persone più fragili, più vulnerabili, per gli anziani, per le persone disabili, a casa. Nei centri come questi bisogna fare tutto quello che è inutile andarla a fare in ospedale, l'ospedale deve servire a poche cose, e poi la medicina vera, più importante è la lotta alla povertà, la lotta perché i bambini vadano a scuola, la lotta perché i cittadini abbiano complessivamente il diritto alla casa, abbiano, diciamo, i loro fondamentali diritti. La medicina che cura le malattie vere di cui soffre l'Italia è la lotta alla povertà. Questo penso io. Tanti auguri a Stornara.